Un fonometro è un apparecchio in grado di rappresentare il livello di rumore presente in un luogo in un dato momento. Si compone di microfono e di un trasduttore elettronico in grado di tradurre la pressione delle onde sonore in un segnale elettrico. Il livello del segnale elettrico verrà quindi trasformato in un valore specifico standard, chiamato decibel. Per il nostro progetto adatteremo un programma di esempio fornito con le librerie per il Wear Terminal. Il programma sembra a prima vista complesso, ma è abbastanza facile riconoscere il funzionamento di ciascuna delle funzioni utilizzate. Questo è il risultato del programma di esempio. Noi isoleremo lo strumento analogico, lo ruoteremo di 90 gradi e lo stamperemo a tutto schermo. Analizziamo il nostro programma. Innanzitutto includiamo la libreria necessaria per gestire il monitor e la SPI per consentire la connessione e il trasferimento delle informazioni. Creiamo la nostra istanza TFT e creiamo il nostro sprite che utilizzeremo per aggiornare il valore dei decibel sul nostro fonometro. Definiamo una window size che rappresenta il numero di campioni necessari per eseguire la nostra media mobile e un loop period corrispondente a 35 millisecondi che corrisponde ai tempi di aggiornamento. Dopodiché definiamo le nostre variabili. Nel setup inizializziamo il nostro TFT, definiamo la rotation uguale a 3 per avere un formato landscape, creiamo il nostro sprite e poi chiamiamo la funzione analog meter per disegnare il nostro strumento e aggiorniamo il time. Il loop è molto semplice. Controlla l'aggiornamento del timer e ridisegna la posizione del lago. All'interno della routine per il posizionamento del lago è presente anche la routine di calcolo del livello di pressione sonora. Analog meter è la funzione che consente la produzione dell'immagine utilizzata per il nostro fonometro. Quindi questo viene scritto una volta sola e rappresenta praticamente tutte quante le caratteristiche del nostro display. Plot Needle invece è la routine che si occupa del calcolo della posizione del lago e quindi anche del calcolo in decibel della pressione sonora. Come vediamo, la parte di calcolo vera e propria è questa qui. Definiamo la somma attraverso una successione di letture analogiche del valore del microfono. Qualora l'indice sia superiore a window size, la finestra viene fatta scorrere. Calcoliamo la nostra media mobile e trasformiamo il decibel utilizzando questa funzione che è stata estratta attraverso il calcolo della regressione lineare di una serie di 6 valori tra la media calcolata e la pressione sonora in decibel effettivamente riscontrata con uno strumento professionale. A questo punto prepariamo il nostro sprite con il valore in decibel da stampare in basso sullo strumento, stampiamo draw float il nostro valore in questa posizione con una cifra che
dopo la virgola, eseguiamo il push dello sprite in maniera tale che non dobbiamo ridisegnare pixel per pixel, ma ce lo prepariamo offline e ce lo stampiamo quando è pronto. Questo è un controllo per fare in modo che in caso di picchi particolarmente elevati l'ago sullo strumento rimanga all'interno del range. E questa è la funzione di calcolo. Il programma è tutto qui. Si tratta semplicemente di modificare il valore ottenuto attraverso la lettura analogica del traduttore e trasformarlo in decibel. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. Late on the weekdays. I never tell when we say. Oh. Per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.